Mister, si inizia a fare sul serio Avellino, Coppa Italia, come è stato Verona? Sta chiaramente in buone condizioni, ma è un momento in linea con quello che è il momento della stagione. Chiaramente c'è anche quel pizzico di emozione, riprendere a fare sul serio, riprendere gare ufficiali, la Coppa Italia, alla quale ci teniamo moltissimo. Carica con qualche problemino, sappiamo già in difesa, qualche assenza diciamo di alternative magari nel settore offensivo. Caceres, tanto per andare subito nel dettaglio, potrebbe già giocare. Sì, le difficoltà che abbiamo incontrato in questo ritiro è aver perso soprattutto i giocatori nel reparto difensivo, tutti nella stessa situazione. Martin è arrivato in ritardo rispetto agli altri, però è un grandissimo atleta, un grandissimo professionista e nonostante insomma, abbia poco nelle gambe, nonostante tutto questo io credo possa essere una gara. Ti aspettavi un Verona, una rosa più completa a questo punto oppure i programmi sono in linea, sono quello che vi siete detti all'inizio della stagione sinceramente? No, io devo pensare ad allenare questa squadra, poi i giocatori quando arrivano li alleno. Questo l'ho sempre detto l'anno scorso, io alleno i giocatori che ho a disposizione, tutti quelli che ho a disposizione devo tirare il meglio, devo sfruttare al massimo la rosa che ho a disposizione, poi quando arrivano i giocatori se arrivano io sono felice, altrimenti andiamo avanti, però chiaramente ci sono stati dei contrattempi, questo lo sappiamo, la società lo sa, ma abbiamo in questo momento le potenzialità per affrontare questa partita. Pensiero è anche a Napoli o solo concentrazione su questo match? No, assolutamente solo su questa gara. È la gara dell'Avellino, la gara di Coppa Italia e poi da lunedì si inizia il campionato e penseremo alle gare, ma in questo momento devo pensare esclusivamente alla partita di Coppa Italia. Desideri maggiori di questa partita? Come ho sempre detto in questo inizio di campionato, nonostante insomma noi lavoriamo insieme anche dall'anno scorso, però dopo con giocatori nuovi, in questo momento ci sono sempre insidie di una condizione che non è al massimo, per cui può succedere che la gara possa essere sotto controllo per i 90 minuti, però questo è perché affrontiamo comunque una squadra sì, di Serie B, ma una squadra che anche con lo stesso allenatore che rispetto all'anno scorso si è rinforzata. Cerci come sta? Anche Ale, tutti su Ale è un discorso un po' diverso perché dobbiamo mettere nelle migliori condizioni, condizioni tecniche, fisiche, perché 2 anni di inattività pesano, però sono assolutamente contento perché da quando è con noi non ha saltato un giorno di allenamento, c'è grande voglia, grande spirito di sacrificio da parte sua a riprendersi la migliore condizione. Dimmi sinceramente cosa ti aspetti ancora da questo mercato? Ma basta guardare la rosa, è una questione di numeri, quindi il presidente lo sa, il dottore altrettanto, è una questione di numeri, davanti siamo ristretti, siamo corti, quindi dobbiamo tenere una rosa equilibrata per affrontare il campionato, quindi proprio a livello numerico davanti siamo pochi.